your question, not the question. Come in fast. No, no. John, sei pronto? Vai. Sono qua. John, qua è solito. Sono anche bello visibile. Sei bello in tutti i sensi. È visibile. Sì. Allora, innanzitutto complimenti per la sua partita. Se ci spiega quella schiacciata, come gli è venuta in mente in quel momento lì. It was a pick and roll in the middle, and I just saw a slight opening, and I just went to the rim and tried to attack. C'era un pick and roll in mezzo all'aria, ho visto un po' di luce, allora ho attaccato il canestro. Dici che io ho finito il fiato quando... Senti, ma c'è stata tanta forza mentale da parte della squadra quando Zumeni è uscito per 5 falli e White si è infortunato, ti sei sentito di prendere la squadra sulle spalle? Sì, è un momento forte, I didn't necessarily feel like I had to take over, but I knew I had to be more aggressive to try to, you know, make plays for myself and, you know, other people too. So, I mean, no. They kept telling me just to be aggressive. Non mi sento che dovevo prendere la squadra su mie spalle, però sapevo che dovevo essere più aggressivo nell'attacco e cercare più spesso attaccare canestro. E poi gli allenatori mi dicevano di attaccare. Vi porta nel gruppetto delle terze in classifica, quindi è molto importante in chiave playoff. Poi avete dato un altro segnale che contro le squadre forti voi avete un'altra testa. It's, you know, it's just one step. We still got a lot more games, and you know, we've proven that we can, you know, beat good teams and stuff, but these next 4 or 5 games, we really need to focus and lock in and try to get these wins too. So then she said also we can prove that we play better against better teams. Intanto vedete che sì, siamo in un gruppo nel terzo posto, però è sempre una partita in più che abbiamo giocato e dobbiamo sempre stare concentrati e prendere una partita per volta. Poi ho chiesto adesso che seconda parte delle domande, che giochiamo bene contro le squadre forti. You know, it's been a thing all season. We've played well against top teams. I think it's one of the things where, you know, you see the name, the EuroLeague, the status, and, you know, of course you get a little more up for those type of games, but we need to try to have that same drive when we play teams that, you know, aren't EuroLeague or, you know, top teams. Cioè, finora durante l'anno abbiamo sempre giocato contro le squadre alte in classifica, abbiamo giocato meglio, perché anche contro Cantù, leggiamo il nome Cantù, che hanno giocato in Euroleague, sono squadre importanti, allora sì, ci rendiamo conto che veniamo un po' di più, però questa mentalità deve cambiare e giocare anche bene contro quelle più basse in classifica. E dici che Luca prima ha detto che domenica potrebbe essere la partita più difficile contro te. I mean, it's going to be definitely a tough game. I mean, we still remember how they beat us at their place by 20 points. So I don't think we should be relaxed in any way when we come into the game on Sunday. Sicuramente sarà una partita difficile, però noi ci ricordiamo anche che loro ci hanno dato una sberla di 20 punti lì giù. Allora adesso loro devono ripagarlo. Penso che saremo pronti. E John, l'anno scorso in italiano mi last year you have been the MVP of Lega 2. L'anno scorso sei stato MVP della Lega 2. Con questa partita stai, diciamo, mirando anche a diventare MVP della Serie A, della massima serie.
begin like this, you're looking also to be in between the top leaders. Era un ragazzo umile, no? Quella schiacciata, Ivan. With the donkey, look at him, he's good. We hope so. How to win. Spero da vincere le partite, comunque è un ragazzo troppo campiglio per terra, non vuole neanche queste domande. Ok, posto? Va bene, buonasera a tutti.